andiamo adesso a provare il sitting on the pole. Ci sediamo al palo. Proviamolo prima da terra. Portiamo tutte e due le gambe davanti al palo. Piede avanti, anche l'altro. Portiamo ancora un po' più avanti le gambe e pieghiamo le ginocchia. Il palo è attaccato al busto. Con l'interno coscia avvolgiamo il palo. Incrociamo una gamba sull'altra. Braccia all'altezza del petto. Stringiamo e vado avanti. A questo punto proviamolo in versione aerea. Il piede in flex avvolge il palo. Il ginocchio avvolge il palo dall'altro lato. Solleviamo la gamba e avviciniamo il busto al palo. Quindi il palo è attaccato al busto. Siamo avanti con il busto. Le mani all'altezza della testa, gomiti che spingono in giù. Proviamo a sollevare l'altra gamba e incrociarla sul ginocchio piegato. Il piede in flex ci tiene, così come la gamba che è incrociata. Proviamo a lasciare le mani e stringiamo il più possibile l'interno coscia. Scendiamo, stendiamo la gamba e giù. Procediamo con il crucifix. È molto simile al sitting on the pole, l'unica differenza è che abbiamo le gambe tese. Ci avviciniamo al palo, lo facciamo prima da terra. Abbiamo un piede dietro, un piede avanti, stringiamo con l'interno coscia e apriamo le braccia. L'interno coscia avvolge completamente il palo. Proviamolo su. Braccia, sopra la testa, gomiti bassi, spalle ruotate. Piede indietro, flex, ginocchio leggermente piegato questa volta e saliamo, incrociamo. L'interno coscia avvolge il palo, braccia all'esterno, scendo. Arrampichiamo sul palo, climbing on the pole. Posizione di base è il crocifisso che abbiamo visto poco fa. Saliamo, piede in flex, mani sopra la testa, incrociamo le gambe e avvolgiamo il palo. Sale la mano, sale l'altra, sale il piede e anche l'altro. Mano, mano, piede, piede. Ogni volta manteniamo la posizione del crocifisso. Mano, mano, piede, piede. Mano, mano, piede, piede e giù. Vediamo adesso il fan kick. Avviciniamoci al palo. Gambe divaricate, mezza punta alta, busto attaccato. Appoggiamo al palo il petto. Braccio in fuori, andiamo a bloccare con la spalla il palo. Avvolgiamo, l'altro braccio è sopra la testa, incliniamo leggermente la testa indietro. La gamba sinistra farà un piccolo passetto per prendere forza e far uscire la gamba destra. Passo, gamba destra, gamba sinistra. Andiamolo a rivedere. Gambe divaricate, appoggiamoci al palo, spalla, braccio, mano, testa inclinata, passetto e apro. Andiamo adesso a vedere un nuovo spin chiamato chair, tradotto sedia.
Per questo spin userò il palo in modalità statica, quindi il palo non gira più su se stesso, siamo noi che giriamo intorno al palo. Posizione di base, braccio alto, mezze punte altissime, braccio basso. In questo caso, per darmi la spinta per girare, farò dei passi, partendo con la gamba interna, interna, esterna, interna. Al terzo passo aprirò la gamba esterna e andrò a chiudere per girare. Cosa molto importante è la posizione del braccio basso. Andiamola a vedere. Braccio alto. Braccio basso a livello dell'ombelico mi spinge il corpo in fuori. In questo modo riesco a prendere la forza centrifuga e fare il giro. Braccio alto, 1, 2, 3, spingo in fuori e scendo. Continuiamo con un nuovo spin, sempre con il palo in modalità statica. Questo spin si chiama carousel, ovvero carosello. Cosa molto importante è la posizione delle mani, perché è completamente diversa rispetto a tutti gli spin fatti precedentemente. Andiamola a vedere nel dettaglio. Il braccio alto è sopra la testa, pollice e indice si uniscono. Il braccio basso è sotto l'ombelico, ma con l'indice rivolto in basso. Polsi spingono verso il palo e allontanano il busto dal palo. Gireremo quindi in questa posizione. Questa posizione è chiamata scissor, forbice. Per girare ho bisogno di darmi la spinta. La spinta la prendo dai tre passi che faccio, partendo con la gamba interna. Quindi posizione di base, braccio alto, tre passi. Interna, esterna, interna, braccio basso, indice verso il pavimento e giro. Eseguiamo adesso un altro spin chiamato attitude, la posizione dei piedi. La gamba esterna è appoggiata al palo con il tendine d'Achille. La gamba è in posizione andeor, ciò vuol dire che il piede è rivolto, piede, ginocchio e anca, rivolto verso l'esterno. Questo significa andeor. Andiamo quindi a appoggiare il piede al palo e rivolgiamo il piede in andeor. Il ginocchio è piegato, quindi il ginocchio è rivolto verso l'esterno. Questa posizione si chiama attitude. La gamba interna, questa volta sarà dietro, e anch'essa sarà in posizione di attitude. Quindi gamba tesa, andeor, attitude. Attitude davanti. Attitude dietro. Per girare in questa posizione prenderò sempre la spinta dai tre passi. Braccio alto, il braccio esterno è sempre basso che spinge il corpo lontano dal palo. Interna, esterna, interna e attitude e giù. Thank you.
Vediamo adesso il layout. Il layout ha come posizione di base il sitting on the pole, quindi la seduta al palo che abbiamo visto prima. Prendiamo la posizione, mani alte, piede in flex, ginocchio. Andiamo avanti con il busto, incrociamo le gambe. Da questa posizione abbassiamo le mani all'altezza del petto, stendiamo le braccia, stendiamo le gambe, prima una, poi l'altra. Da questa posizione lascio prima un braccio, posso portarlo anche sotto con l'indice rivolto verso il basso e inarcare. Torno su contraendo l'addome e scendo. I just got in the club, all the honeys are looking fine. I'm in the mood for love. I noticed this young lady, she was hot and also fine. I put her on the dance floor, I had to make her mine.